arrivare in una grande città come Roma, in una squadra importante come la Lazio, vincere lo scudetto subito il primo anno fu una gioia immensa. Poi aver vinto la Supercoppa italiana e la Coppa Italia da giocatore, da allenatore della primavera, da allenatore della prima squadra, è una cosa che mi dà grandissimo orgoglio. Questo è un grande gruppo, aveva bisogno di vincere qualcosa di importante, siamo contenti, adesso ce lo godiamo fino in fondo. Quando incominciai negli allievi regionali, era il 2010, avevo 34 anni, tutte le volte che passavo davanti all'Olimpico, con l'allora mia fidanzata che poi è diventata mia moglie, Gaia, gli dicevo: sono sicuro che un giorno diventerò l'allenatore e allenerò in questo stadio. Lei mi guardava, rideva, ma secondo me aveva quel sorrisino che secondo me anche lei ci credeva. Rapporto fra di noi, sono 4 anni di emozioni continue. È una partita particolare, vincerlo e andare a festeggiare alla fine sotto la curva dei propri tifosi è il massimo che un calciatore possa chiedere qui a Roma. Ho 2 figli nati a Roma, tutte e 2 laziali, è un senso d'appartenenza molto forte, qualcosa che ho dentro, che cerco di trasmetterla ai miei giocatori, che sono laziale a tutti gli effetti. Questo gruppo, questi ragazzi che si sacrificano tutti, sono orgoglioso e fiero di allenarli. È stata una bellissima serata davanti a un pubblico meraviglioso, una bella soddisfazione che ci meritiamo perché abbiamo fatto un grandissimo cammino in questa Team Cup. Lavoriamo per vivere delle serate del genere, l'abbiamo voluta con forza, ottenuta e soprattutto meritata questa Supercoppa.